dopo il 3-1 è stato veramente difficile rimettere la partita sulla carreggiata giusta, però l'episodio del 3-2 ci ha dato quella forza in più per poterci provare fino alla fine, poi quasi al 90esimo abbiamo fatto il gol del 3-3. Ci sono pareggi e pareggi, quello dice Rignola per il Molfetta vale triplo per il punto conquistato, per il fatto di aver rimontato due gol di svantaggio in trasferta e per averlo fatto contro una delle corazzate del campionato. Sul 3-3 del Monterisi contro l'Audace c'è la firma di Mirko Guadalupi, l'esperto centrocampista ha aperto le danze con una gran conclusione dalla distanza e ha poi firmato il definitivo pareggio a pochi passi dall'ultima curva con una precisa conclusione dal limite. La squadra allenata da Renato Bartoli intanto è al settimo risultato utile di fila, merito anche del contributo di rinforzi arrivati a stagione in corso come Guadalupi, prelevato dal Bitonto. Con l'avvento di Moscelli sono cambiate un po' di cose, ovviamente quando subentra un direttore sportivo nuovo magari ha altre idee in testa e mi è stato comunicato che non rientravo più in un progetto tecnico-tattico, quindi mi trovavo benissimo, ho vissuto 6 mesi, ringrazio il presidente per avermi dato la possibilità di vivere questa realtà. Mi rimane un ricordo bellissimo, sicuramente c'è il rammarico perché volevo giocarmi la possibilità di vincere un altro campionato, però amen, è andata così. Sono contentissimo di essere arrivato qua a Molfetta. La vittoria di Caserta prima di Natale aveva rappresentato il segnale di una svolta all'orizzonte, attestata dalla manita al Nardò e dai pareggi con Lavello e Cerignola. Il Molfetta continua a inseguirla con 7 punti di distanza dal quinto posto. Con il mercato di dicembre sono arrivati giocatori molto importanti che hanno sicuramente rinforzato la squadra. Abbiamo un grandissimo rammarico per la partita di domenica scorsa con il Lavello, dove al 95esimo è svanita la vittoria e con quei magari 2 punti eravamo ancora più vicini al treno dei playoff. Però il campionato è ancora lungo e sicuramente se ci sarà la possibilità non ci faremo sfuggire questa occasione. Spazio anche al post-gara di Cerignola Molfetta. C'è stato nervosismo dopo il fischio finale, ma Guadalupi, 35 anni e centinaia di partite alle spalle, getta acqua sul fuoco. È scappata qualche atteggiamento, qualche parolina di troppo, però alla fine tutto è rientrato nella normalità. Ci sta un po' di nervosismo anche perché comunque il Cerignola si stava giocando una partita importante, veniva dal pareggio con il Fasano da domenica prima, quindi succedono queste cose, però una volta rientrati negli spogliatoi tutto è ritornato alla normalità, siamo usciti tranquillamente verso il pullman. Domenica intanto si torna in campo, il Molfetta lo farà in casa contro la Virtus Matino, ultima della classe. È la terza partita in una settimana e sappiamo che l'ultima è sempre quella più faticosa. Adesso dobbiamo recuperare bene le energie, però abbiamo tutte le carte in regola per poter fare una grande partita domenica perché una vittoria sarebbe fondamentale per il nostro cammino.